Il sogno che sto vivendo non si esaurisce nella notte. Lo assapore e lo consumo a occhi aperti, quelli dei miei 20 anni. Lo sento addosso, lo nutro di desideri. E così divampa e cresce, giorno dopo giorno, insieme alle mie più grandi passioni. È un sogno che rapisce e che stupisce, andando oltre la fantasia, lo spazio, il tempo. È un sogno fatto di sogni e per questo eterno. Si chiama Miss Italia e sarà per sempre. Con giorni indimenticabili, come quello odierno, trascorso nei luoghi in cui questo sogno è nato e divenuto realtà. Buonasera a tutti da Tortoreto, da questa splendida cittadina abruzzese sul mare Adriatico. Anche quest'anno Tortoreto vanta un carnet di eventi estivi estremamente ricco, variegato ed importante. Non a caso siamo qui all'arena di Tortoreto Lido per quella che è la kermesse più accattivante di questa stagione, ossia l'attribuzione della fascia di Miss Eleganza per accedere alla finale che poi porterà al concorso di Miss Italia. A tal proposito siamo qui con colui che ben si può definire il deus ex machina della situazione, ossia l'assessore al turismo del comune di Tortoreto, dottor Giorgio Ripani. Questo spazio che abbiamo istituito quest'anno per la prima volta per fronteggiare al meglio le normative anti-Covid senza rinunciare ai nostri eventi. È uno spazio che sta riscuotendo molto successo e mi fa piacere che siate voi anche presenti e devo dire l'arena si presta molto bene a questa bella serata che leggerà, come abbiamo detto, Miss Eleganza. Auguriamo che tutti possano restare entusiasmati di questo evento. Assessore, per l'appunto, come stavamo dicendo, in questo momento storico in cui effettivamente l'emergenza sanitaria non sembra mollare la presa, il comune di Tortoreto come si sta organizzando per garantire il massimo divertimento con la massima sicurezza? Beh, come potete vedere alle nostre spalle, noi abbiamo allestito questa
ma anche un altro spazio al centro storico per mantenere il massimo distanziamento. C'è uno spiegamento di forze non indifferente, perché abbiamo diversi operatori di protezione civile, della Confraternita della Misericordia per quanto riguarda l'aspetto sanitario, ma anche dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che ci aiuta nella gestione anche dei flussi, oltre che della viabilità. Tutti accorgimenti che permettono ai nostri turisti, ma anche ai nostri concittadini, di vivere in tranquillità l'estate tortoretana e di partecipare ai nostri eventi. Davvero, quando questa arena si riempie, comunque le persone si sentono in piena tranquillità, perché appunto c'è il massimo distanziamento, c'è il massimo rispetto di tutte le normative. Abbiamo appunto per quest'anno Tortoreto un calendario ricchissimo di eventi. Ecco, che cosa ci aspetta per quello che sarà sicuramente il clou della stagione, ossia il mese di agosto? Sì, non potevamo non riservare tante sorprese ai nostri turisti di agosto, oltre che ai nostri concittadini come sempre, quindi inizieremo con spettacoli comici di Vincenzo Olivieri, con il blues che verrà recuperato al centro storico perché purtroppo c'è stato del maltempo, ma poi avremo grandi, davvero grandi eventi. Ospiteremo anche il maestro Mogol all'interno di un concerto che rievocherà appunto le musiche del grande Lucio Battisti, ma avremo il maestro Vince Tempera che dirigerà e suonerà anche al pianoforte le colonne sonore di Sordi e Fellini. Ospiteremo l'orchestra popolare del Saltarello, ma anche avremo lo spettacolo del 15 agosto con i Cugini di Campagna. Cerchiamo di intercettare un po' tutti i gusti e abbiamo eventi, più eventi a settimana. Questo è per noi un vanto, perché davvero riusciamo ad intercettare tutti i vari trend, quindi famiglie ma anche qualcuno più giovane, e comunque siamo molto attenti anche ad esempio allo sport, perché molti sono i servizi che abbiamo all'interno del nostro cartellone, tra cui le escursioni guidate all'interno delle nostre nuovissime pedociclovie, che sono dei percorsi ciclopedonali che interessano 30 chilometri del nostro territorio, e quindi possono essere percorsi per fare sport all'aria aperta. Del domani mi ripeti che andrà tutto bene. Questo è il futuro che sognavi per te. Credevi fosse più lontano, Ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione. Presidente, oggi che si concorre, diciamo, per questa fascia di Miss Eleganza, quali saranno i criteri che voi giurati adotterete per scegliere tra tutte queste ragazze quella che meglio delle altre incarna il nuovo concetto di eleganza 2.0? Sì, allora secondo me volevo innanzitutto dire che è la mia seconda esperienza, non come presidente di giuria ma come giurato, perché già l'ho fatto l'anno scorso. E dal mio punto di vista la ragazza deve essere logicamente una bella ragazza, ma soprattutto quello che dico è che bisogna vedere il portamento, il modo di presentarsi, il modo di camminare e anche il modo di parlare, no? Quando sentiremo che ognuna delle ragazze dirà qualcosa, no? Eccetera. Questo secondo me sono le cose più importanti nella valutazione di una ragazza. Poi, niente, per ciò che riguarda la manifestazione, certamente per Portoreto
è una gran bella manifestazione. Questa esperienza, questa manifestazione di questa sera all'Insegna della Bellezza corona, diciamo, un percorso che l'amministrazione pubblica ha messo in atto per cercare di portare il turismo di Tortoreto ad un livello sicuramente più alto. Certo, infatti questa è una di quelle manifestazioni, una delle più importanti, perché come lei sa, come tutti sappiamo, per la questione del Covid tutte queste grandi manifestazioni quest'anno non ci sono, come non ci sono state gli anni passati. Anni prima del Covid sono state veramente delle belle, altrettante belle manifestazioni. Quest'anno, con le limitazioni che abbiamo avuti per il Covid, questa è sicuramente una delle manifestazioni migliori. Miss Eleganza Abruzzo 2021. La numero 12, Francesca Casmiri. La biondissima. Complimenti, Franci. Possiamo adornare del titolo di Miss Eleganza Abruzzo la nostra Francesca. Prego, assessore, il bouquet omaggio dell'amministrazione. Ancora una passerella per ricevere l'applauso del pubblico. Miss Eleganza Abruzzo 2021 è Francesca Casmiri.